Cerchiamo insomma di diciamo attualizzare il messaggio che i nostri partigiani hanno voluto lasciarci tutti gli anni. Lo facciamo anche attraverso la consegna di questo premio, che ogni anno va a qualcuno che ci è parso meritevole perché ha cercato comunque di lottare per quei valori costituzionali in cui insomma sono fondanti e in cui noi crediamo e in cui noi insomma affondiamo le radici in quanto associazione. E quindi quest'anno non so chi ritirerà, ma comunque leggo la descrizione del premio perché credo che sia esaustiva di quanto stessi dicendo. Allora, Balmafor Resiste quest'anno lo consegniamo a Francesco e a tutti i giovani che stanno pagando il prezzo per non aver abbassato la testa ed aver lottato per una scuola dignitosa ed un futuro libero dallo sfruttamento. La mamma di Francesco. La mamma di Francesco. E il papà. E che E cavolo. il papà di E siamo abituati a Francesco. dire mamme, mamme. Oh, che dire. Francesco avrebbe dovuto scrivere qualche parola, ma come sapete Francesco è ancora in carcere. È in carcere dal 12 di maggio, che se lo sono venuti a prendere alle 6 e 10 del mattino. E essere in carcere è anche non poter comunicare. E quindi le parole di Francesco non sono arrivate e quindi lui era molto contento di questo, come sono sicuramente molto contenti anche i due altri ragazzi e tutti gli altri che sono ai domiciliari. Mi pare, come mamma, surreale che si debba dare un premio per essere andato in una manifestazione. Dover arrivare a paragonare studenti che vanno a manifestare per una scuola più giusta, una scuola che non debba sottostare alle logiche del lavoro, un lavoro che peraltro già di per sé non dovrebbe prevedere la morte sul lavoro. Mi stupisco che tutti i sindacati non si siano sollevati in massa per quanto è successo a questi ragazzi, che non solo non erano lavoratori veri e propri, ma erano ragazzi delle scuole. E allora questi ragazzi che hanno manifestato si sono presi un sacco di botte il 28 di gennaio. E il 18 di febbraio hanno manifestato forse un po' più Animatamente. animatamente. Ci sono stati il 28 di gennaio, ci sono state 2 ore di manganellate a gogò e le immagini sono state viste dappertutto da parte dei cellerini sui ragazzi. Il 18 di febbraio ci sono stati 4 minuti di tafferugli. Mio figlio Francesco è in galera per i cautelari, lui è incensurato dal 12 di maggio. Gli altri due ragazzi, anzi, tre ragazze e tre ragazzi, 2 ragazzi sono stati arrestati e in carcere sono stati 15-20 giorni, perso la nozione del tempo, e ora sono a casa ai domiciliari stretti Con le restrizioni. con tutte le restrizioni, vale dire E il braccialetto. è il braccialetto, è il braccialetto. Vale a dire che non possono parlare con nessuno, tranne i familiari stretti, vale a dire non possono mandare una lettera. Addirittura. Ogni volta che devono andare a visite mediche devono farsi autorizzare dal giudice, un ragazzo che era con Jacopo, aveva subito prima dell'incarcerazione un intervento al cuore e in carcere non l'hanno mandato a fare le visite di controllo. E a casa ha dovuto aspettare quanto tempo per poter andare a delle visite mediche?
E a casa la pena non è la pena. Poi parliamo sempre di cautelari, quindi la pena Preventiva, dovrebbe essere dopo il processo. certo. E invece è una pena Appena anticipata, preventiva. perché il reato di per sé lo sappiamo tutti, arrivati alla fine del processo sarà giudicato, sempre che siano giudicati colpevoli con delle pene minime, e allora facciamoglielo fare prima. Si chiamano cautelari, ma te la faccio pagare subito perché dopo non ci riesco. E te la faccio pagare subito perché così almeno la finite di rompere i coglioni. Esatto. Scusate la parola, ma mi sembra questo. Io capisco. Però è tutto veramente assurdo. C'è questo tentativo da parte della procura di Torino di voler paragonare i movimenti studenteschi, i movimenti del nostro territorio a quello che era il terrorismo degli anni 70. Quando la magistratura dice si è aperta la linea di fuoco con delle uova di vernice, Novaro, Sì, l'avvocato la di linea qualche tutta. ragazzo, mi sembra veramente una cosa assurda. La cosa importante è quello che diceva lui: non dobbiamo abituarci a questa situazione, a questa privazione della libertà, perché un giorno una cosa, un giorno l'altra, ci si aumenta sempre di più. È la banalità del male che aumenta. E la rana bollita, la rana messa nell'acqua fredda, alzi la temperatura e lei non se ne accorge. Ecco, essere resistenti secondo me è quello, è scegliere di non essere indifferenti e di vedere queste cose. Per cui vi ringrazio tanto. Noi ringraziamo voi per essere venuti qua a prendere il giro.